Il mondo sarà flagellato da Satana in ogni luogo. In un mondo scosso da conflitti, sofferenze e incertezze, la Madre Santissima rivolge un messaggio di conforto e di guida ai suoi amati figli. Un appello accorato a rafforzare la fede, a consacrarsi all'adorazione e a prepararsi per tempi difficili che si avvicinano. Accogliamo con cuore aperto il messaggio della Madre Santissima. Consacriamo le nostre case all'adorazione, rafforziamo la nostra fede e prepariamoci ad affrontare le sfide che ci attendono con coraggio e speranza. Uniti nella preghiera e nell'amore, possiamo superare qualsiasi ostacolo e costruire un futuro migliore per l'umanità. Leggiamo il messaggio. Amati figli, il mio Divin Figlio vi chiama ad essere adoratori permanenti. Consacrate le vostre case ai nostri cuori. Coloro che devono lasciare le loro case sentiranno l'ispirazione dello Spirito Santo. Rimanete nella fede, senza disperare. Ciò che dovete sapere, lo sapete. Continuate il cammino con la lampada accesa con l'olio migliore, la fede nelle promesse divine. Come una madre vi accolgo, vi proteggo e vi benedico. Vi ho accolto ai piedi della croce del mio Figlio divino e non vi lascerò mai. Il Medio Oriente si infiamma, i combattimenti aumentano e non possono essere fermati. La sofferenza è più forte, i paesi stranieri arrivano rapidamente e in un batter d'occhio la grande battaglia cresce. Figli, in Nord America la Statua della Libertà viene abbattuta, cade in mare e affonda, presagendo la sofferenza di quella grande nazione. I paesi grandi e piccoli soffrono tutti davanti alle menti spietate che pensano solo alla vittoria. Il Sud America accoglierà molti dei miei figli in cerca di sicurezza. Prima che ciò accada, il Sud America viene purificato. Scoppia la rivoluzione in Argentina, il mio Divin Figlio ne soffre. Il Brasile soffre e si infiamma. Le risate dei carnevali non si sentiranno più. Le creature umane grideranno a Dio per avere pietà. Il Cile soffre fortemente. I miei figli cercano le loro famiglie con grande disperazione. In Colombia stanno per cadere nelle mani di coloro che non hanno pietà, ma sono aiutati dai paesi fratelli. Tutto questo è necessario, figlioli, è necessario. Le legioni angeliche li proteggono e li liberano dalle grinfie del nemico. È necessaria la fede. Non la paura, non il timore, ma la fede. Amati figli, il mio Divin Figlio vi chiama ad essere adoratori permanenti. Consacrate le vostre case ai nostri cuori. Coloro che devono lasciare le loro case sentiranno l'ispirazione dello Spirito Santo. Rimanete nella fede, senza disperare. Ciò che dovete sapere, lo sapete. Continuate il cammino con la lampada accesa con l'olio migliore. La fede nelle promesse divine. Come una madre vi accolgo, vi proteggo e vi benedico. Vi ho accolto ai piedi della croce del mio Figlio divino e non vi lascerò mai. Madre Maria.